Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. In questo video voglio parlarvi del portafoglio di Leonardo Del Vecchio. Alcuni potrebbero non conoscerlo. Beh, questa persona è la persona più ricca d'Italia in questo momento. Le sue ricchezze stimate per il 2020 sono pari a 25,8 miliardi di euro. E non solo è la persona più ricca d'Italia, ma è la 50ª persona più ricca al mondo. La sua proprietà è la holding lussemburghese Delfin SARL, con cui controlla e gestisce le proprie quote azionarie in varie società chiave, che in questo video voglio portarvi. In particolare, Del Vecchio, tramite Delfin SARL, controlla 5 società, italiane ed estere, per un valore complessivo di 25,8 miliardi di euro. Perciò non indugiamo oltre, questo è il portafoglio di Leonardo Del Vecchio. Lasciate un bel like a questo video e iniziamo subito. La maggiore quota del portafoglio di Del Vecchio è composta da Essilor Lux Optica, di cui Del Vecchio detiene il 38,4%. Per un valore di 18,53 miliardi di euro. Luxottica, che poi si è fusa con Essilor per formare Essilor Luxottica, è stata fondata proprio da Del Vecchio nel 1961 ed è nata come azienda di produzione di occhiali, dalla singola produzione dei componenti all'assemblaggio e alla vendita degli occhiali da vista. Le grandi capacità imprenditoriali di Del Vecchio hanno portato, anno dopo anno, a far crescere sempre di più Luxottica, attraverso l'acquisizione di numerosissime società e attraverso la creazione di marchi di occhiali da sole e da vista famosissimi. Pensiamo agli occhiali Oakley, pensiamo agli occhiali Ray-Ban. Ecco, questi due marchi sono di Luxottica. Ad inizio 2017 Luxottica si è fusa con Essilor, produttrice di lenti oftalmiche, e da quel momento la società appena creata è quotata sulla borsa di Parigi. Con il 38,4% di proprietà di questa società, Del Vecchio è il maggior azionista di Essilor Luxottica. Oggi questa società gestisce oltre 30 marche di occhiali da sole, da vista, di qualsiasi tipo, e Del Vecchio è il presidente esecutivo della società. La seconda società di cui Del Vecchio detiene delle azioni è Convivio, società immobiliare francese che investe nel mercato immobiliare in tutta Europa. Del Vecchio è il vicepresidente e ne detiene il 28%, per un valore pari a 3,5 miliardi di euro. Questa società investe in hotel europei, in immobili residenziali in Germania, in uffici italiani e in uffici francesi. In particolare, la quota del mercato immobiliare italiano in cui Convivio investe è concentrata per il 92% su Milano, perciò quasi la totalità. Ci tengo a sottolineare che la quota del portafoglio di Del Vecchio dedicata al settore immobiliare è molto maggiore rispetto ad altri portafogli di altri investitori, come quella di Jeff Bezos, molto bassa, oppure come quella di Warren Buffett, anch'essa molto bassa. In realtà dipende moltissimo da come una persona vede un certo tipo di investimento piuttosto che un altro. Credo che Del Vecchio, essendo italiano, abbia anche un po' nel proprio DNA l'attaccamento al settore immobiliare. Queste comunque restano esclusivamente mie supposizioni e nulla di ufficiale. La terza società in cui investe Del Vecchio è un investimento che in questo momento sicuramente non sta andando bene. Sto parlando di Luxair, compagnia aerea di bandiera lussemburghese. Questa società non ha dimensioni enormi e la quota azionaria di Del Vecchio ha un valore pari a 60,71 milioni di euro. Del Vecchio possiede il 13% di Luxair, ma in questo momento la società sta affrontando un grave problema di liquidità, come del resto l'intero settore delle compagnie aeree. Addirittura già nel 2019 Luxair ha avuto perdite nette per 4,4 milioni di euro, perciò in questo momento, nel 2020, le cose andranno sicuramente molto peggio. Andando a spulciare nel bilancio di questa società, ho notato che nel consiglio di amministrazione di Luxair c'è anche Romolo Bardin, che non è altro che il CEO di Delfin SARL. Comunque, questo investimento è in un settore completamente diverso dagli altri settori, perciò bene per la diversificazione, ma molto male per i risultati di questo investimento ad oggi. La quarta società che compone il portafoglio di Del Vecchio è Mediobanca, la prima delle società italiane che ho portato in questo video. Del Vecchio possiede il 6,84% di Mediobanca. Mediobanca è la più grande banca d'affari italiana e c'è una bella differenza tra una banca d'affari e una banca commerciale. Una banca commerciale, infatti, gestisce i soldi dei risparmiatori tramite i conti correnti e permette di fare credito attraverso la concessione di mutui. Una banca d'affari non può operare in questa maniera, piuttosto gestisce grandi capitali, investendoli nei mercati. La quinta società che compone il portafoglio di Del Vecchio è Assicurazioni Generali, di cui Del Vecchio è proprietario per il 4,87%. Anche questa società è leader nel settore delle assicurazioni italiano. E andando a guardare com'è composto il CDA, beh, troviamo ancora una volta Romolo Bardin, il CEO di Delfin SARL. Questi investimenti in una compagnia assicurativa mi ricorda Warren Buffett, proprietario e gestore di Berkshire Hathaway, che non è altro che una compagnia assicurativa. Questo settore è veramente strategico perché si può permettere di utilizzare i premi pagati da chi vuole aprire un'assicurazione per investirli e generare un profitto. E poi, forse, nel tempo dovrà ripagare chi sottoscrive un'assicurazione, nel caso in cui la polizza assicurativa dovesse attivarsi.
Perciò questo è il portafoglio totale di Del Vecchio, che possiede attraverso Delfin S.A.R.L. circa 25 miliardi di euro, veramente tantissimi soldi. Io in realtà ammiro tantissimo Del Vecchio, perché è una figura italiana che è sostanzialmente self-made, si è creata dal nulla, attraverso Luxottica e attraverso grandissime abilità imprenditoriali. Attraverso le sue capacità, infatti, è riuscito ad acquisire grandi quote in società chiave del mercato italiano, in vari settori diversificati: assicurazione, settore bancario, settore industriale, Luxottica, settore aereo, anche se in questo momento non sta andando benissimo, e settore immobiliare. Una delle capacità imprenditoriali più importanti è quella di ridurre al minimo il peso fiscale gravante su una società, e perciò è chiave, fondamentale, l'utilizzo di una holding lussemburghese. Infatti, una holding non è altro che una società a capo di tante altre società. E attraverso questo tipo di struttura aziendale, beh, ci sono grossi vantaggi fiscali, soprattutto dal punto di vista di dividendi e interessi pagati dalla holding. Insomma, una holding è la soluzione ottimale per chi ha un certo tipo di capitale da impiegare. E dal mio punto di vista, questa soluzione non è assolutamente un problema. Utilizzando sempre metodi legali, se si possono pagare meno tasse per sviluppare a meglio il proprio progetto, perché non farlo? Un altro aspetto molto interessante è quello della posizione del CEO di Delfin SRL, Romolo Bardin, che è posizionato ed è presente nei consigli di amministrazione in cui questa società investe. In questo modo Del Vecchio è a conoscenza di qualsiasi decisione di queste società prima che le notizie diventino pubbliche. Perciò si può muovere in anticipo rispetto al mercato e ottimizzare ancora di più i propri investimenti. Questo è il portafoglio di Leonardo Del Vecchio, un imprenditore tutto italiano e assolutamente self-made. Voi cosa ne pensate di questo portafoglio e di Del Vecchio? Fatemelo sapere con un commento sotto questo video. Per il resto, questo video finisce qui. Spero veramente che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, lasciate un bel like. E se siete nuovi sul canale, iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdervi i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.